Sei presidente di ASM, Mirko Menegali. Sentiamo oggi ne presentata questa operazione molto discussa, anche molto attesa dalla città. Da una parte la messa in sicurezza della municipalizzata di Terni attraverso un partner come ACEA, dall'altra insomma c'è anche chi sottolinea le criticità di una possibile perdita di potere da parte del pubblico per quello che riguarda appunto la gestione di ASM. Mirko Menegali, ci saranno benefici concreti per i ternani da questa operazione? Ma sicuramente i benefici verranno da quello che è il potenziamento di un'azienda che agisce e continuerà a agire sul territorio in termini sia attivi con il suo business, quindi con la raccolta dei rifiuti, con la produzione di energia elettrica verde e anche con la ricaduta occupazionale. E il semplice non poco potenziamento dell'azienda, l'ampliamento delle sue capacità business, la sua capacità che avrà in futuro grazie a questa ricapitalizzazione di poter anche, perché no, proiettare la sua azione in modo più ampio, sicuramente è una ricaduta positiva anche per i nostri utenti. Le nostre politiche, diciamo, sul territorio, le nostre politiche di sostenibilità non cambiano, il nuovo socio le ha abbracciate finora e le ha condivise già fin dall'inizio, per cui i nostri cittadini non hanno nulla da temere da questo punto di vista. Era l'unica strada possibile. Guardi, io ritengo che se il comune voleva continuare a perseguire una politica di coesistenza e di indirizzo strategico su questa società, io ritengo che era l'unica strada possibile.